Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi per un video inedito. Visto il Covid, visto che dobbiamo stare a casa, visto che vedo spesso tutti fare impasti di pasta, pizza, dolci e quant'altro, essendo oltre il sim racing una mia grandissima passione anche la cucina e soprattutto la pizza, ho deciso di farvi questo video tutorial per una pizza strepitosa. Ma banda alle ciance, ragazzi, andiamo subito al video, quindi sigla! Eccoci qua, quindi pronti a iniziare la nostra ricetta per un impasto strepitoso. Vi dico, come nel sim racing, anche gli strumenti che utilizziamo per cucinare, per fare le nostre preparazioni, sono molto importanti. Io, da grandissimo appassionato anche di impasti, di pizza, in realtà già nel tempo ho fatto già molte sperimentazioni in realtà con le rotonde, e adesso in questi ultimi periodi mi sto un po' specializzando sulle teglie, e la ricetta che voglio portarvi oggi sul canale è proprio per la teglia, la ricetta di una buona pizza in teglia. Come dicevo, gli strumenti sono alla base di anche di una buona ricetta e di un buon risultato. L'impasto lo possiamo preparare tranquillamente a mano, e molti in realtà piace farlo così, però vi dico, il modo in cui si lega l'impasto per la pizza con un'impastatrice buona è un'altra cosa, purtroppo, perché, come ripeto, ho detto, servono gli strumenti giusti. E io già qualche anno fa, proprio per seguire la mia grande passione, presi questa impastatrice, è una Campbell Chef Major, quella da 1500 watt, quindi molto molto potente. In più ha un recipiente da 6,7 litri, se non ricordo male, e quindi consente di impastare un chilo di farina per un impasto di pizza, un impasto di pane, veramente con molta facilità. Quindi poi, dopo che avete preparato la vostra impastatrice, oppure se lo volete impastare a mano, impastatela a mano, dovete utilizzare questo tipo di strumento qua, che si chiama gancio, ed è uno strumento proprio apposta per fare gli impasti di pane pizza. E in questo caso si monta molto facilmente. Per quanto riguarda poi le materie prime, sono molto fondamentali per la riuscita di un buon prodotto. Però, ragazzi, vi assicuro che è molto più importante lo strumento che utilizzate per impastare, lo strumento che utilizzate per cuocere, lo strumento che utilizzate dove riponete la vostra pizza. Quello è veramente molto molto più importante. Vi dico subito che l'impasto che andremo a vedere oggi è un impasto a lunga lievitazione e ad alta idratazione. Quindi le materie prime che vi serviranno per questa ricetta, poi nel caso voi vogliate utilizzare meno farina, dimezzate la quantità, perché io per oggi vi darò le dosi per un chilo di farina. In questo caso, purtroppo, adesso in tutti i supermercati e alimentari è difficile trovarla. Sono riuscito a trovare soltanto questa qui, che in realtà è anche di origine vegana. Spero che venga tutto quanto buono, perché non sembra male. È una farina poco raffinata, quindi veramente forse viene una bella pizza come piace a me. Poi vi servirà del lievito. Io utilizzo quasi sempre il lievito secco, e in questo caso, proprio perché sarà una lievitazione molto lunga, vi dico già 72 ore, quindi 3 giorni, ne basta veramente veramente poco, e vedrete che comunque il risultato sarà eccezionale di crescita. Poi basterà un po' d'olio e un pizzico di sale, che l'andremo a prendere quando ci servirà, e naturalmente della buona acqua fresca. Mi raccomando, ragazzi, in questo momento basta acqua del rubinetto, contando che ancora fa freschetto fuori, va benissimo farla scorrere un po' e prendere un po' di acqua fresca. In questo caso, come vi dicevo, faremo un impasto ad alta idratazione. Io utilizzo 650 ml di acqua. Verrà un impasto con un'ottima idratazione. Vi dico, più acqua mettete e più è un po' più complicato la lavorazione, sia in fase di incordaggio dell'impasto, sia sicuramente dopo, nel momento in cui dovrete andarla a stendere, servirà un po' più di manualità. Quindi magari, se siete alle prime armi, magari provate a iniziare con 550 di acqua,
Se invece avete già buona manualità con gli impasti, provate tranquillamente 650 e vedete che il risultato sarà fantastico. Allora, iniziamo a mettere l'acqua. Non va messa tutta, lasciatene un 150. Ok, io poi con la restante acqua io già ci aggiungo due pizzichi di sale. A me sinceramente mi piace già anche, molti gli piace sciapa, a me piace un po' più saporita la pizza, quindi ce ne metto sempre un pelino in più. E lasciate sciogliere intanto il sale in questa poca acqua che vi siete messi da parte. Mettete poi il lievito, in questo caso vi dico ne basta poco meno di un cucchiaino da caffè, non serve che riempiate totalmente il cucchiaino. Lo mettete all'interno dell'impasto e potete intanto cominciare a far partire la vostra planetaria o impastatrice che vi si voglia, in modo che inizi a sciogliersi già un pochino il lievito e mettete l'olio. Io naturalmente in questo modo lo faccio ad occhio, però vi dico che su per giù per un chilo di farina serve un cucchiaio d'olio, un cucchiaio d'olio abbondante. E fate ben amalgamare tutti quanti gli ingredienti. Una volta che tutto si è ben amalgamato, potete iniziare a mettere la farina. Mi raccomando, non dovete metterla tutta, ne iniziate a mettere un pochino. Di un chilo, diciamo un quarto, 250 grammi, e fate ripartire la planetaria. Aumentate anche i giri in modo che si amalgami bene, tanto non c'è nessun problema, e vedete che si formerà una sorta di cremetta. Quando vedrete che tutta la farina è stata ben amalgamata in questo composto, continuate a versarne un altro quarto. Dovrete arrivare ad avere una consistenza di una crema molto densa alla vista. Per fortuna con questo genere di macchinari la fatica la fanno tutta quanta loro, se no hai voglia di impattare a far prendere bene bene aria e accumulare farina all'acqua. Vi anticipo subito che sicuramente farò qualche taglio per non farvi annoiare ad aspettare che si crei la giusta densità, ma naturalmente voi fate lavorare la vostra macchina finché non vedete quel tipo di consistenza lì. Eccoci qua finalmente giunti alla giusta consistenza, quindi andate a spegnere la vostra planetaria. Ve lo faccio vedere qua dal gancio, vedete? È una sorta, vediamo se riesco a farvela vedere. Vediamo se si vede. È una sorta di crema, deve essere questo tipo di consistenza qui. La consistenza che andrete ad ottenere sarà questa qui. Ve la faccio vedere, vedete? Questa è una sorta di crema. A questo punto, ragazzi, andate ad aggiungere l'altra parte di acqua. Potete richiudere tranquillamente la planetaria, riattivarla e andare ad aggiungere l'altra parte di acqua
con il sale, perché sarà a questo punto che il sale aiuterà l'attivazione del lievito. Aumentate così, andrà a incorporare tutto. Quindi naturalmente a questo punto si andrà a ricreare un impasto ancora più morbido. Una volta che tutto si è ben amalgamato, ragazzi, potete andare ad aggiungere il resto della farina. Non mettetela tutta quanta insieme, ma fatela scendere un po' alla volta. In modo che la planetaria possa far amalgamare bene il vostro impasto, in modo che anche la farina riesca piano piano ad assorbire tutta l'acqua. Mano a mano che poi l'impasto si addensa, potete anche piano piano aumentare la velocità della vostra planetaria. Tutta quanta la farina e adesso facciamo lavorare la nostra planetaria con calma. Ragazzi, mentre la mia impastatrice fa il suo lavoro, vi spiego anche un'altra cosa: perché anche nella cucina gli strumenti che utilizzate sono importanti, specialmente anche per esempio per quanto riguarda l'impastatrice, perché più è un'impastatrice di buona qualità, o meglio anche di ottima qualità, quindi con motori più potenti, scaldano meno quando vengono utilizzate, perché specialmente se volete fare impasti ad alta idratazione serve che il gancio lavori un bel po'. Se il motore è troppo piccolo tende molto facilmente a surriscaldarsi e a surriscaldare il gancio, e un gancio surriscaldato caldo va a rovinare un pochino il lavoro dell'incordatura del vostro impasto. Quindi per quello anche avere un buono strumento vi aiuterà ad avere un risultato finale migliore. E vi dico, in questo caso sta venendo veramente un bel impasto. Andiamo a vedere. Ragazzi, il 65% di idratazione rende l'impasto veramente veramente morbido. Non sarà facile lavorarci, però l'effetto è davvero davvero bello. Vi faccio vedere a questo punto come dovrete trovare il vostro impasto. Questa è la situazione che vi andrete a trovare, ancora molto molto morbida, però già non si attacca molto facilmente al dito una volta lavorata. Vedete? Questa è la situazione. Quindi, ragazzi, questa è la consistenza che vi dovete andare a trovare. Adesso non dovete fare altro che richiudere il vostro impasto e andarlo a coprire per farlo riposare una trentina di minuti. Quindi prendete una copertura, se avete un canavaccio, io ho un, come per i volanti, o anche un copriplanetaria fatto a mano, e lo andate a coprire. E ci vediamo fra mezz'ora. Ragazzi, è passata mezz'ora, andiamo a vedere com'è il nostro impasto. Ancora, come potete vedere, è già molto incordato, però non ha ancora la giusta consistenza. Quindi andiamo a fargli fare un altro giro di planetaria. Quindi richiudiamo la nostra planetaria e
la accendiamo e gli facciamo dare un altro bel giro per incordare ancora meglio il nostro impasto. Perché ragazzi, più è incordato bene, più la pizza verrà croccante, morbida, più l'impasto sarà lavorabile, più sarà elastico, quindi il risultato finale migliore. Gli diamo altri 3 minuti, 5 minuti di incordatura. Vediamo. Vedete bene come lavora la planetaria? L'impasto naturalmente è ad alta idratazione, molto liquido. A mano sarebbe veramente difficile poterlo lavorare bene. Quindi ragazzi, eccoci qui, siamo pronti per fare l'ultima fase dell'impasto. Andiamo a aprire la nostra planetaria, togliamo il gancio e andiamo a togliere tutto l'impasto che è rimasto attaccato. Lo andiamo a pulire bene. Io utilizzo sempre qualche strumento perché mi trovo meglio. Una volta che comunque quando l'impasto si è incordato bene, vedrete che dal gancio si leva veramente, veramente con facilità. Significa che l'acqua ha assorbito molto bene tutta quanta la farina che voi gli avete dato, l'ha ben incorporata e si è formato un bel impasto incordato. Eccoci qua. Ok. L'impasto è davvero bello. Questo lo andiamo a mettere nella lavandina. Allora, l'impasto si presenta davvero molto quanto bene. Ha la giusta consistenza. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccoci qua, vedete? Si stacca facilmente dalle pareti. È tutto bello incordato, vedete? Guardate che bello. E si appiccica anche poco alle mani. Adesso andremo a formare una sorta di palletta e l'andremo a far rifare una prima lievitazione a temperatura ambiente di 30 minuti. Quindi con l'aiuto di un pochino di farina andate a creare una sorta di palletta. Naturalmente lavorerete meglio il vostro impasto se avete le mani un pochino sporche di farina. Comunque, create una sorta di palletta facendogli delle pieghe e la riponete all'interno della ciotola. Pulitevi bene bene le mani dai residui. A questo punto andate a staccare il recipiente. Lo ricoprite con della pellicola in modo che da non far passare aria. Ecco qua. Ecco qua, in modo che aderisce bene. E lo andremo a coprire con un canavaccio, in modo da non permettere alla luce di entrare. E adesso lo andrete a riporre in un luogo tranquillo, dove lo potete lasciare così una mezz'ora. Nel mio caso lo lascerò qui. Ci vediamo tra mezz'ora. Eccoci qua. Passata la nostra mezz'ora, non è successo niente di particolare, il nostro impasto sarà rimasto pressoché identico a prima, però io faccio fare questa procedura per attivare un attimino
in modo più veloce già gli enzimi che vanno a fare la lievitazione. Adesso prendiamo il nostro bel impasto, sempre coperto con il canavaccio, lo andiamo a riporre in frigo. E ragazzi, ci vediamo tra 72 ore, 3 giorni. Ciao ciao!